Ah ragazzi, si è scaricata la Xiaomi, ho le mani tutte bagnate, sono riuscito a fare solo qualche foto dopo aver finito di fare quelle giostrine gonfiabili, insomma, sull'acqua. Sono tutto le mani zuzze, per questo non prendo la macchina fotografica. E niente. Adesso andiamo lì su. Non so se sono a fuoco, stiamo andando in un punto panoramico. Sotto il sole, sotto il sole, diriccione, diriccione, quasi quasi mi vedo, faccia schiaffi, faccia schiaffi. Me porto in vacanza con le ali sotto i piedi, se una Vespa special che suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. 400 metri a sinistra e forse partirò. Le copre per dimenticare, per dimenticare. 150 metri a sinistra. Ragazzi, dalla Croazia direttamente a Avellino. Stiamo andando al Monte Terminio a mangiare due castagne. Lo style Mario Petrone, Curry, platino africano, mamma africa, papà africa. Non esistono più. Stiamo andando qua, ragazzi. Se dico che abbiamo tutto proprio contato, cioè proprio tutto. Siamo là 10 minuti, tornare 20 minuti, sennò perdiamo la nave. Quindi sono cavolini amari. Cavolini di Bruxelles. Non so se ci stiamo rendendo conto del posto in cui ci troviamo. Se cadiamo qui giù penso che ci faccia un po' male. Un po'. Mamma mia. Giuro, sarei tentato di prendere il traghetto. Delle tira nel burrone. Penso possa rendere, no? Marco, sei veramente stupido. Fai vedere dove siamo, dove hai fatto cadere questo coso. C'è solo un burrone, penso, di non so quanti metri. Io stavo facendo cadere il coprifittino. Cioè, si è fermato là. Ci siete, raga? Quanto ci mettiamo a superare la vita? 26 minuti. Questo è un posto un po' carino che ha trovato il signor Scarpitti. Spettacolare, raga. Stiamo facendo perdere troppo tempo. Come ogni giorno. Siamo dopo di questa, basta. Arrivo! Si può stare così un po'? Ci stanno partendo! Ciao Vidova! Gora! Ciao Brack! Si parte! Il mio cellulare chi ce l'ha? Prima! Vai, sali! Sempre di... I miei copritappi chi ce li ha? Sali! Telefono, il mio zaino! Corri, vai, sta qua! Il mio zaino verde! Qua, vai, sta tutto, chiudi! Vai, parti! Mario, devi volare! Magari mi abbasci. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. E voi in differenza, se mai mi vorrai ferire. Ma come si chiama? Signore, come si chiama? Classico tramonto bruttino. Questo crepuscolo, questi colori. Siamo al porticello, ce l'abbiamo fatta, siamo in fila e aspettiamo l'ingresso. Siamo quindi a Supetar, dove si fanno le pete. Ci va passare, grande fenomeno, mannaggia. Le bombe a crema! Anzi, questo viaggio ricco di emozioni come l'anno scorso, se non meglio. Oggi è stata una giornata top. Ha mancato una casa però, quindi dobbiamo ancora tornare e
chissà. E mentre scorrono le immagini di noi che torniamo a casa, io vi lascio in descrizione tutti i link e le notizie necessarie per andare a Vidova Gora e vi saluto al prossimo video. È Mario! È Mario! Mario, io lo farei. La corda si spezzerebbe tranquillamente. Mario, nulla accelera. Me lo vieterebbe. Ma tutto a posto. Wow, ho visto che adesso ho detto questo parto. Nulla me lo vieterebbe. Ma non è normale. Hai un po' di spettacolo. Pensa ai tanti anni passati a giocare a GTA. Mario, ma intanto si capiterà molto una cosa dicendolo. Sì, accesa. È il sogno di chiunque. Non l'hai accesa, ma. Ah, ma Bluetooth. Capito che vuol dire, Mario? Non, è una cosa una volta su mille. Ma che stai dicendo, Marco? Stai stigando a buttarmi. Ma non tutto a posto, Marco. Marco, perché tu lo faresti? Ma io, comunque, io sì. Questo è colui che dice Mario, vai piano, eh. Mario, sei tu che ti stavi cagando addosso. Vabbè. Marco, zitto. Ma no, ma per le curve, ma normalmente sei tu che dici vai Mario, vai piano. Ma perché non so guidare? Io sto dalla prova. Che? Perché non so guidare, perché chiedi giusto da kill. Non mi incazzassero. Proprio una mappina. Le ore attese.